adulto le senti, adulto le senti. Allora, vediamo. Scrive Danilo Masotti. Adoro Elio e le storie tese, è dalla fine degli anni 80 che gli apprezzo con discontinuità e a un adulto le senti di 45 anni come me. Ma scusa, ma perché non mi chiami via Skype e me lo leggi tu? Come me, ha fatto molto piacere vederli sul palco del Teatro Harrison dopo 17 anni. Gli Elio e le storie tese sono un gruppo di anziani nerd bravissimi, persone coi controcoglioni, che sanno suonare, che hanno una cultura musicale vastissima e che da sempre sono organizzati molto bene a livello imprenditoriale, soprattutto. Infatti non so se avete visto, ma staccato di me, a Sanremo c'erano tre canzoni di Elio e le storie tese, due che non nessuna una contro l'altra, e poi c'è la canzone della pubblicità dove Elio è vestito da pinguino. Andiamo avanti, per una nota azienda, perché poi cambiano azienda in continuazione, fanno da un lato, una volta c'era il Cinara, adesso cos'è Vodafone, non mi ricordo più. Comunque, quindi imprenditorialmente molto. La loro genialità è il saper veramente suonare, uniti al sapere fare impresa, non a caso vengono dalla Milano del bere da anni 80, da bere. Sono la chiave del loro meritato successo e non avevano certo bisogno di vincere il Festival di Sanremo per dimostrare quello che valgono, è evidente. Onore a Elio e le storie tese, ma però sinceramente non venitemi a dire che la virtuosissima La canzone mononota è una bella canzone. Rispondetemi sinceri, ma lunedì mattina mentre state andando a lavorare in macchina, incolonnati in tangenziale o su una qualsiasi provinciale, quanto lo siete voi, ascoltereste mai La canzone mononota? E tutti, sì certo che l'ascolterei, no way, mi arrendo. Accettare la dura e cruda realtà, aspetta che vado giù un attimo, aspetta, accettare la dura e cruda realtà, troppo giù, accettare la dura e cruda realtà è cosa che non appartiene all'adulto, le senti, e ai vecchi per i quali scrivo le mie robe sul social network, dove stamattina leggo, se avessi vinto Elio, riprenderei fiducia nella possibilità che la prossima settimana le elezioni ci consegnino qualcosa di serio. Ma uno davvero ha scritto sta stronzata? Uno status scritto dal solito adulto lescente cieco sulla realtà contemporanea che si indigna per la vittoria di Mengoni del terzo posto di Modà, entrambi molto più rappresentativi della gente che gli Eli. Mi dispiace dirlo, ma è così. A poco è servito a riunire una giuria di qualità di parte, unita, schierata, intruppata, compatta e mononota. Non avevano fatto i conti con il popolo, la gente e i giovani che televotano, cosa che gli adulto lescenti non fanno. Nel mondo dorato degli adolescenti, pro o contro Sanremo, questo schierarsi è tipico di chi ha una certa età, ai veri giovani che non gliene frega niente di Sanremo, non lo guardano e basta, senza porsi il problema di affermare di essere pro o contro. O gli interessa o non gli interessa, fine. Non è che si può sempre fare una guerra su tutto, tipico degli adolescenti e soprattutto dei vecchi che si percepiscono turbo giovani, che invocano il ricambio generazionale. Mengoni e Modà vengono visti. Per l'adulto lescente il ricambio generazionale era rappresentato da Elio e le storie tese, gente di 50 anni, anche di più, Alma Migretta, idem, Daniele Silvestri, vecchiarello pure lui, Max Gazzè, Fedi, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, poco giovane, and so on. No way, mi arrendo. Ancora una volta il Festival di Sanremo si rivela fondamentale cartina di tornasole della nazione e questa inaspettata vittoria di Mengoni, Grillo, sugli Elio e le storie tese, PD, e l'inquietante quesito, ma perché esiste chi vota Modà, PDL, ci mostra cosa potrebbe accadere la prossima settimana, weekend di elezioni, di finti mutamenti e di intelligentoni che si domanderanno ma come? Poi tutto accadrà nel dimenticatoio, si parlerà delle elezioni del nuovo Papa e, se Dio vuole, il 21 marzo inizia la primavera, meteoriti permettendo. Bellissimo articolo di Daniele Masotti che è come Umarell su internet e quindi bello, hai ragione, sono perfettamente d'accordo. Chiedo a Roxy Bartivore se faremo un altro collegamento, non sono riuscito a